Quanto dura l'Odissea? Tutti riusciamo a rispondere, 10 anni. Eppure la verità è un'altra, 40 giorni. Quando Ulisse compare sulla scena è già da 7 anni sull'isola di Calipso e ne ha passati prima di quei 7 3 in navigazione, prima di naufragare appunto su quell'isola. Quando Ulisse riesce a liberarsi dall'isola di Calipso e partire, trascorreranno 40 giorni per l'ultimo pezzo di viaggio per mare e poi la riconquista dell'isola. Sarà lui stesso a raccontare nell'isola dei Feaci, l'ultima tappa prima di Itaca, come è andato il viaggio. Quindi qui abbiamo due grandissime conquiste narrative. Primo, la narrazione in prima persona. Ulisse, quello che ci regala è il fatto che invece di dire c'era una volta, noi possiamo dire c'ero una volta, devo essere io a raccontare il mio destino. E la seconda, che Omero riesce a manipolare il tempo, donandoci quello che poi è il principio per cui guardiamo i film, le serie narrative, leggiamo i romanzi. La manipolazione del tempo è ciò di cui l'uomo ha bisogno per poter affrontare quella cosa di cui ha paura, che è la morte, lo scorrere del tempo. Dare senso al tempo è la grandezza della capacità umana di narrare storie, che è esattamente quello che l'uomo ha inventato perché aveva molta paura del suo destino. E allora è un altro ingrediente fondamentale dell'arte di essere mortali.